Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo tornando a parlare della tragedia accaduta ieri pomeriggio a Pineto, perché si svolgerà domani l'esame autoptico sul corpicino della piccola Nicole, la bimba di 5 anni, morta ieri a Pineto mentre faceva il bagno in mare. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo, sia la mamma che il bagnino dello stabilimento balneare potrebbero infatti essere iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. Il servizio di Alfredo Primante. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura di Teramo e condotta dal PM Luca Sciarretta a chiarire la dinamica e le cause della morte della piccola Nicole Tonutti, 5 anni, ritrovata senza vita in acqua a Pineto nei pressi della Torre del Cerrano dopo essere andata a fare il bagno. La bambina era in vacanza con la madre Paola Perini, giocatrice della Basket Time di Udine, entrambe arrivate dalla cittadina friulana di Tricesimo per trascorrere qualche giorno in riva all'Adriatico, ospiti a Pescara di alcune compagne di squadra della madre. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 17, quando la bimba è sfuggita al controllo della mamma, che qualche minuto dopo ha lanciato l'allarme. Inutili sono stati i soccorsi del personale dello stabilimento balneare Eucaliptus e il disperato tentativo di rianimazione dei medici del 118 sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso. Per Nicole purtroppo non c'è stato nulla da fare se non trasportarla all'obitorio di Atri, dove il corpicino resta a disposizione della magistratura e dove domani si svolgerà l'esame autoptico. Tra le ipotesi del decesso, al vaglio degli uomini del commissariato di Atri coordinati dal vicequestore aggiunto Ester Fratello, il tentativo non riuscito di contrastare la forte corrente marina dovuta alle onde nonostante la bimba fosse capace di nuotare, oppure una congestione dovuta al pranzo consumato alle 13.30. Con ogni probabilità la mamma di Nicole sarà iscritta come atto dovuto nel registro degli indagati, così come il bagnino dello stabilimento Eucaliptus. In quest'ultimo caso gli investigatori potrebbero voler chiarire se tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, come ad esempio l'esposizione della bandiera rossa in caso di mare mosso, fossero state predisposte in maniera corretta. Intanto oggi è arrivato in Abruzzo il papà della piccola Nicole, che non era presente al momento della tragedia. Ancora a cronaca, un giovane di 23 anni residente ad Atri è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi in un incidente agricolo avvenuto nella frazione Passo Cordone di Loreto Aprutino in provincia di Pescara, dove il mezzo su cui si trovava il giovane, per cause da accertare, si è improvvisamente rovesciato travolgendolo nei pressi di un ponte. Una volta scattato l'allarme, nella zona sono arrivati i vigili del fuoco di Pescara e del distaccamento di Montesilvano, che hanno provveduto a liberare il giovane finito sotto il mezzo, i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 23enne, che è stato poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale civile di Pescara, dove i sanitari hanno riscontrato sul giovane un politrauma ed una ferita alla gamba. Il giovane fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione della compagnia di Montesilvano per ricostruire l'accaduto. Lasciamo la cronaca, parliamo di politica. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Pescara nei confronti del sindaco e del suo vice, il primo cittadino del capoluogo adriatico Marco Alessandrini torna a parlare dell'inchiesta mare inquinato scattata a seguito del mancato divieto di balneazione della scorsa estate. Il sindaco si mostra sereno e dice sono cadute le accuse più gravi. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Da un lato c'è stata l'archiviazione per l'accusa di falso, dall'altra c'è oggi la richiesta di rinvio a giudizio per l'omissione. Si parla ovviamente della situazione di un anno fa, della balneabilità del mare di Pescara. Come la vede questa situazione e soprattutto qual è la posizione del Comune? Io, come sempre, ho piena fiducia nell'operato della magistratura e, così come in passato, sono fiducioso di poter esprimere le mie ragioni nelle competenti sedi, perché credo sempre che uno si debba difendere nel processo. Per il resto io voglio sottolineare e rivendicare le azioni concrete che questa amministrazione ha svolto sul fronte dell'inquinamento, perché le cattive condizioni del nostro mare dipendono dalle cattive condizioni del fiume. Noi, per il nostro tratto di competenza, abbiamo lavorato
lavorato assai durante quest'anno, non solo con un'attività di monitoraggio dei dati, ma con un'attività concreta di tappamento, come si suol dire, di una serie di scariche. Potrei fare un lungo elenco da Via Sacco alle Mainarde, a Fosso Vallelunga, a Fosso Acquaviva, al Ponte Nuovo, al Ponte della Libertà. E poi c'è la sensibilizzazione rispetto ad un fronte istituzionale più ampio, perché è ovvio che il fiume Pescara sfocia a Pescara, ma attraversa lungo i suoi 152 km di corso tre province abruzzesi, L'Aquila, Chieti e appunto Pescara. Ed è necessario, come si sta facendo, un'attività coordinata con in testa Regione Abruzzo per lavorare concretamente sul fiume. Cosa bisogna fare? In primo luogo l'efficientamento del sistema della depurazione complessiva. Su Pescara ci sono dei soldi, sono già partiti dei lavori. Naturalmente le questioni complesse non si risolvono con la bacchetta magica, ma con il lavoro quotidiano e duraturo. Il sindaco ha la necessità di affrontare e risolvere i problemi, non si può limitare a denunciarli o a enfatizzarli. Ancora politica, il neo rieletto sindaco di Francavilla al Mare Antonio Luciani anche oggi è tornato a parlare della situazione delle acque del mare della cittadina adriatica, ribadendo che la condizione proprio delle acque è delle migliori. Il sindaco ha polemizzato ancora una volta con l'ACA. Vediamo. Sindaco Luciani, il mare di Francavilla è pulito, lei lo ha ribadito nelle ultime ore e lo ribadisce ancora una volta anche oggi. Sì, lo ribadisco, ma non è che lo ribadisco io, lo dicono le analisi dell'ARTA. Non è possibile quello che sta facendo qualcuno, cioè l'ARTA fa bene quando le analisi sono negative, invece fa male quando sono positive, o viceversa. Invece l'ARTA è un istituto assolutamente affidabile che oggi ci dice che le prime tre analisi effettuate a distanza di un mese l'una dall'altra sul mar di Francavilla ci restituisce un mare pulito, 7 km di costa tutti perfettamente balneabili. I dati sono consultabili da tutti tramite il sito del Ministero della Salute, che è portaleacque.salute.gov.it, e quindi siamo molto contenti di questo. Siamo contenti del fatto anche che l'ACA abbia finalmente, con colpevole ritardo, ma risolto i problemi che avevamo vicino ai depuratori e quindi a confine con Pescara e a confine con Ortona. Non ci resta che goderci questo mare, questa estate fantastica a Francavilla, e quindi vi invito tutti numerosi. A proposito di ACA, lei nei giorni scorsi era tornato a polemizzare con il consorzio acquedottistico, tutto risolto a questo punto? Assolutamente no, io farò polemica per tutta la vita fino a che l'ACA non funzionerà a dovere. Non a caso prima ho detto con colpevole ritardo, perché se l'ACA fosse intervenuta tempestivamente prima dell'estate 2015 non avremmo avuto la brutta sorpresa di perdere ad esempio la bandiera blu. E quindi assolutamente un ente che non funziona ancora a dovere, e per il quale quando ci sarà da fare polemica io la farò sempre prontamente per conto dei miei cittadini. Parliamo ora di sanità, perché il primo cittadino dell'Aquila, Massimo Cialente, annuncia che assieme al sindaco di Teramo Brucchi incontrerà nei prossimi giorni il ministro della Sanità Lorenzin. Il consigliere regionale Pietrucci invece accusa il sindaco Cialente e dice manda in fumo il lavoro di mesi della giunta regionale. Filippo Tronca. Il piano sanitario regionale, che ridisegna la rete ospedaliera abruzzese, accende lo scontro politico all'Aquila. L'opposizione di centrodestra urla allo scippo da parte della costa, visto che nel piano è previsto un solo ospedale di secondo livello, ovvero al top e con tutte le specialistiche, quello tra Pescara e Chieti, a discapito dei nosocomi di L'Aquila e Teramo, che rischiano il declassamento con l'inevitabile contrazione di ricoveri e di specialità di livello. Ma si registra anche il forte attrito, questa volta dentro il Partito Democratico, tra il sindaco Massimo Cialente e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Cialente è convinto infatti che non tutto è perduto e ripropone la necessità di istituire un ospedale di secondo livello federato anche tra L'Aquila e Teramo, annunciando un incontro con il ministro Beatrice Lorenzin assieme al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Adesso noi a lungo abbiamo detto che Chieti e Pescara si possono unire come ospedali riuniti per la vicinanza, e abbiamo detto si può fare anche fra L'Aquila e Teramo, che Teramo e L'Aquila hanno ormai storicamente una neurochirurgia di valore, vedete che ormai Galzio dovunque va Pia Premi in tutto il mondo, e la cardiochirurgia di Teramo che va rinforzata, però è una grande tensione. Si può fare questa cosa, sì o no? Dicono ma il Ministero non lo vuole fare, e questo lo vediamo. Possiamo andare col sindaco di Teramo ad esempio a fare questo ragionamento al Ministero? Se il Ministero dice no, facciamo ragione. Io ieri ho risentito Maurizio Brucchi,
E se si possa fare, si fa una scelta di questo tipo, altrimenti si trova un'altra soluzione. Ma questo con calma, ma ci si sente un tavolo. Se si pensa di lasciar fare ai tecnici queste scelte, è sbagliato. Io lo dico perché, come esponente politico anziano da rottamare, però di come si fa la politica, punto. Pietrucci però replica che i numeri sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e per fare un ospedale di secondo livello occorrono 75.000 accessi appropriati al pronto soccorso, L'Aquila ne ha poco più di 45.000 e si chiede Pietrucci con tono polemico come mai ora Cialente cerca il confronto diretto con il ministro mettendo in discussione mesi di lavoro della giunta regionale, condiviso tra gli altri con le organizzazioni sindacali, gli operatori, i comitati distretti dei sindaci, le associazioni, di cui peraltro il sindaco dell'Aquila è sempre stato a conoscenza? E dall'Aquila andiamo a Chieti, dove i consiglieri comunali del Partito Democratico oggi in conferenza stampa hanno lanciato l'allarme sul rendiconto di esercizio del 2015. Dai numeri che ci sono, e loro stessi lo dicono, 5 parametri su 10 sono stati sforati, sono in negativo, e quando è così la norma prevede appunto che l'ente diventa strutturalmente deficitario, quindi una serie di conseguenze sia per l'ente che per i cittadini, oltre al fatto che loro stessi e anche i revisori dei conti certificano il non rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015. Una situazione che voi giudicate difficile anche perché c'è anche quest'altro problema con l'ACA. Ci sono situazioni che riguardano il progresso dell'ACA di 12 milioni di euro che bisogna colmare, quindi pagare l'ACA. Ci sono i 6 milioni che loro portano in residuo, che la sentenza del TAR del 3 giugno ha condannato il Comune di Chieti, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che non erano risorse che si potevano chiedere alle società. E quindi mettendo insieme questo, mettendo insieme il fatto che noi siamo sempre sotto di casse, quindi facciamo ricorso ad anticipazione di cassa in tesoreria per pagare gli stipendi, per andare avanti nell'ente, questo è sicuramente un segnale forte di deficit che ha il nostro comune. Mancato rispetto del patto di stabilità cosa comporterebbe? Ma una serie di conseguenze importanti, la prima cosa quella del licenziamento dello staff che è il sindaco o la giunta, il fatto di non poter rinnovare i contratti a termine, la riduzione dei trasferimenti, non poter accedere a finanziamenti e quindi a indebitamento per le manutenzioni ordinarie di cui il nostro territorio ne ha fortemente bisogno. E noi parliamo ora di scuola, secondo giorno degli esami di maturità dedicato alla seconda prova che varia a seconda dall'indirizzo di studi seguito nei 5 anni di scuole superiori. Vivere secondo giustizia non è solo corretto ma anche conveniente per il presente e per il futuro. È la versione di Greco per gli studenti del classico tratta dal discorso sulla pace di Isocrate. Per quanto riguarda invece la matematica allo scientifico, si richiede ai maturandi la costruzione di un serbatoio fra studio di funzioni e quesiti di geometria analitica, calcolo delle probabilità e geometria solida. Al liceo linguistico proposto un articolo del Guardian dal titolo «L'Europa ha bisogno di un incremento delle nascite per scongiurare un disastro demografico». Lo svolgimento dell'esame di oggi è iniziato come ieri alle 8.30 dopo la diffusione da parte del Ministero dell'Istruzione del codice per l'apertura del plico telematico. E ora andiamo a Pizzoli di L'Aquila perché quello che doveva essere un campus universitario probabilmente diventerà una struttura per anziani, una vicenda giudiziaria che forse vede finalmente la fine. Daniela Rosone. Il campus di Pizzoli avrà nuova vita, una vicenda questa che risale al 2010, quando quello che doveva essere un campus universitario con 262 posti letto per studenti, intitolato a Giulia Carnevale, una studentessa morta nel terremoto del 2009, fu sequestrato dopo un'indagine della Forestale sulla scorta di un esposto presentato da Italia Nostra. Dopo il dissequestro si attende il pronunciamento della Corte d'Appello. Ma ciò che è certo è che la struttura non sarà più una casa per studenti, ma con ogni probabilità sarà una residenza per anziani, come ci conferma il sindaco di Pizzoli. Purtroppo ancora pende, diciamo, il giudizio davanti alla Corte d'Appello e quindi si è in attesa della sentenza definitiva che sbloccherebbe poi l'intervento. Nel frattempo, dopo il dissequestro, la ditta ha iniziato a fare un po' di pulizie togliendo quei materiali abbandonati lì ormai da 5-6 anni.
In più si sta valutando l'ipotesi di riconvertire la struttura, quella nata come residenza per gli studenti universitari, adesso va visto se ci sono ancora le condizioni per portarle ancora oppure riconvertirla, non so, per esempio in una residenza per anziani che potrebbe essere compatibile con gli edifici che sono stati costruiti, con la destinazione e anche con, diciamo così, una sorta di idea dell'amministrazione comunale. Ed è certo pure che questa struttura non ospiterà immigrati. Con oltre 100 immigrati già presenti nel territorio comunale di Pizzoli, il sindaco ha detto: siamo saturi, non possiamo ospitarne altre. Comunque Pizzoli in questo senso si è rivelato un ottimo esempio di integrazione. I 106 che sono stati assegnati con il bando del 2015, praticamente io credo che a Pizzoli non possano essere più ospitati altri profughi. La situazione adesso è tranquilla, nel senso che sia le associazioni che li gestiscono, sia l'amministrazione comunale, ci stiamo impegnando tutti affinché non avvengano problemi. Abbiamo stipulato delle convenzioni con ognuna di loro, alcuni di questi ragazzi che sono arrivati sono impegnati in lavori socialmente utili. A tutt'oggi, diciamo, possiamo dire che l'esperienza è positiva, però questo non significa che si possono continuare a mandare a Pizzoli altri profughi. Cambiamo ancora pagina, la provincia di Pescara ha presentato i dati relativi all'operazione di abbattimento selettivo dei cinghiali, tanti i casi che hanno visto gli ungulati protagonisti di danneggiamenti a cose e persone e dunque l'intervento si rende necessario per garantire la sicurezza su tutto il territorio, come ha spiegato il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Interventi sul territorio, in questo caso si va a tutelare quello che è la produzione agricola per il caso del sovrannumero dei cinghiali. Ci sono i primi dati, perciò l'intervento è stato immediato. Nel 2015 abbiamo abbattuto circa 300 cinghiali, cosa che nell'anno precedente invece si attestava intorno ai 90. Evidentemente il risultato quindi è stato cospicuo, importante. Nel 2016 è partita anche l'azione il 13 di questo mese di giugno e al momento contiamo già circa 80 cinghiali, diciamo, abbattuti. Ma l'importanza notevole sta nel coinvolgimento dei sindaci che hanno avuto la possibilità di segnalare al comando di polizia provinciale le proprie aree di competenza, laddove c'erano presenze cospicue di cinghiali. Hanno avuto la possibilità poi tramite il comandante Onorati di essere, appunto, tramite l'ATC individuati come luoghi di intervento urgente e in questo modo quindi c'è una segnalazione puntuale su tutto il territorio della provincia. Diciamo, non avviene in modo casuale da parte di sede controllori, che comunque svolgono un ottimo lavoro e che vengono coadiuvati anche dalle istituzioni locali. Ad oggi il sede controllo ha abbattuto circa 85 cinghiali. Stiamo utilizzando 182 serie controllori e abbiamo avuto circa 120 chiamate. Diciamo che rispetto all'anno scorso, rispetto allo stesso periodo, abbiamo avuto un abbattimento di 35 cinghiali in più, l'anno scorso 50, quest'anno 85. L'anno scorso, nella stagione 2014-2015, abbiamo avuto un risparmio rispetto ai danni di circa 120.000 euro. Un simbolo storico della città di Pescara versa in condizioni di abbandono ed incuria. Si tratta dello stadio Rampigna. A denunciare la situazione è il consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara, Massimiliano Pignoli. Un pezzo di storia di Pescara, di quelli che riportano alla mente i bei tempi, quelli in cui lo stadio era un posto di ritrovo e la squadra della città si allenava proprio in centro. Oggi lo storico stadio Rampigna versa in pessime condizioni, un vero e proprio stato di abbandono. Con una delibera è stata data l'assegnazione ad una società che ne aveva fatto richiesta in base, ovviamente, rispettando le normative vigenti. Questa società non ha adempiuto agli obblighi imposti dal contratto stipulato. Il comune ha fatto delle diffide e è stata riassegnata al patrimonio del comune l'8 marzo del 2016, il campo Rampigna. Quindi dall'8 marzo 2016 questo campo versa in queste condizioni. È una denuncia
denuncia che faccio all'amministrazione comunale affinché si sbrighi a riqualificare questo impianto, anche perché darebbe ampio respiro a tutte quelle società che hanno in tal modo hanno ingrossato gli orari delle altre strutture. Pensare che sono ragazzi che sono costretti a fare allenamento dalle 9 alle 10 di sera, quando in realtà questo campo sarebbe disponibile per altre attività e non solo calcistiche. Un appello all'amministrazione comunale per ottenere i fondi necessari al suo ripristino, una somma che si aggira sui 200.000 euro. Spero che questo grido di allarme, che arriva anche da tanti ragazzi che grazie allo sport vengono tolti dalle strade, quindi mi riferisco anche a un aspetto non solo sportivo ma anche sociale, possa essere ripreso dall'amministrazione comunale. E ripeto, se non dovesse essere fatto, mi impegnerò io personalmente, unitamente al mio gruppo consigliare, a stanziare dei soldi in bilancio per far ripartire alla grande il campo Rampigna, che è sempre stata la struttura per eccellenza della città di Pescara. È considerato il Vinitaly d'Abruzzo, l'AMA, l'anteprima Montepulciano, quest'anno si svolgerà a Chieti dal 24 al 26 giugno, coinvolta tutta la città per rappresentare al meglio lo stretto legame fra vino, territorio e cultura. Legare la città al territorio, questa è un'iniziativa importantissima, perché il concetto è quello della promozione, prima nel proprio territorio e poi in qualche modo puntare anche ai mercati. Chieti per due giorni offrirà delle cornici splendide nel centro storico, e allora il messaggio che arriva qual è? Un messaggio assolutamente importante. Noi, attraverso i prodotti dell'agricoltura, in particolare nel modo del vino, noi riusciamo a raccontare le nostre città e il nostro territorio. Questa manifestazione, che ovviamente si sviluppa a Chieti, sappiamo tutti che la provincia di Chieti è la seconda provincia italiana per produzione vitivinicola, vuole raccontare il vino e il nostro territorio, in questo caso questa città bellissima che è il centro storico di Chieti. Lo possiamo definire AMA, il Vinitaly d'Abruzzo, un'edizione assolutamente condivisa con tutti gli operatori del vino, con tutta la filiera del vino, con tutti gli operatori della comunità enoica regionale. Chieti farà da cornice, una cornice nella quale il prodotto più genuino, più importante e più stimato a livello regionale sarà lì a disposizione di tutti. Quali saranno le location scelte? Abbiamo tre location: quella di Piazza Malta, cioè la sede di Malta Attack, che molti conoscono per questa manifestazione, Piazza Giambattista Vico, che è la sede della Camera di Commercio, e la Trinità. Quindi attraversiamo sostanzialmente tutto il centro storico di Chieti con le varie manifestazioni, ma poi sono visitabili musei aperti fino a mezzanotte, ci saranno visite guidate nella Chieti archeologica, nella Chieti medievale, nella Chieti ottocentesca. Ci sarà una navetta che dal Palatricalle porterà Chieti fino a mezzanotte, e il terminal autobus, dove c'è il parcheggio, la scala mobile, sarà aperta fino a l'una. Parliamo ancora di eventi. Dal 24 al 26 giugno il parco dell'ex caserma di Cocco di Pescara ospiterà la 13ª edizione dell'Indy Rocket. 13ª edizione dell'Indy Rocket a Pescara, un grande evento. Paolo Visci, vogliamo parlare di questa manifestazione e di cosa si tratta in particolare? Tante le novità, proseguiamo il nostro progetto di attività collaterali con yoga, danza, laboratori di danza, laboratori musicali per bambini, che sono iniziati 10 giorni fa alla nostra anteprima chiamata Previsioni. E arriverà questa band di bambini, quindi domenica pomeriggio, ad esibirsi frutto di questi laboratori. Un'altra bellissima novità è la curatela musicale della domenica a cura di De Bruy, che è un ospite francese, un producer francese che l'anno scorso era headliner della serata conclusiva, quest'anno cura tutta la serata finale dell'Indy Rocket. Il solito percorso che parte dalle 6 di pomeriggio in ambito rock, psichedelico, blues, folk, per poi arrivare anche su traiettorie più ballabili, con la dance di The Field, con la sperimentazione di KXP. 5 continenti rappresentati, 21 esibizioni e molto lavoro, che si concretizzerà il 24, il 25 e il 26 luglio al parco. Pensiamo che lo spazio naturale per vivere l'Indy Rocket Festival sia proprio quello del parco, in cui si può vivere da ogni punto di vista sia la bellezza di questo ambiente che il clima da festival, che così tanto coinvolge anche la fuori regione intorno a tutti i gruppi che sono. Ma poi sono 5 continenti rappresentati, una grandissima offerta musicale, ci sarà divertirsi a stare molto bene insieme.
E proseguiamo ora con gli avvenimenti degli Di Giulia Eventi 2016. Abbiamo dimostrato che anche senza risorse si può confezionare un cartellone di questa levatura e qualità. Eventi tutti i giorni che valorizzano il centro rinascimentale e il centro del Lido e anche i quartieri, con tanta qualità. Il Parco Chico Mendez che diventa e ridiventa un'arena dove realizzare musica live, Maurizio Battista, tanti eventi di intrattenimento e di musica. Piazza Buozzi dove si realizzerà il Barbiere di Siviglia, si riproporranno le aperture del Polo Museale, tanti eventi culturali nel Palazzo Bindi, al Museo d'Arte dello Splendore e in tanti luoghi della città. Un evento che viene realizzato in collaborazione con tutte le componenti di questa città, le associazioni culturali, i commercianti, abbiamo superato anche delle incomprensioni che l'anno passato c'erano state, coinvolgendo con la notte dello shopping, la notte atti 50, tutto il Lido e non una parte. Viene riproposto Attenti al Luppolo che anima i mercoledì del centro rinascimentale e coinvolge tutte quelle attività che in questi 7 anni sono nate grazie al contributo di tanti giovani e tante donne, e il Lido, un cartellone importante e una Giulianova che aspetta tanti turisti come gli anni passati e tanti amici della provincia di Teramo e anche fuori della provincia di Teramo che so che apprezzano questi eventi. E siamo allo sport, al calcio, per parlare del Pescara che continua le manovre di mercato. L'ultimo nome è quello dell'attaccante dell'Anderlecht, Mattia Suarez. Andrea Costantini. In attesa che si sblocchi in via definitiva la cessione di Gianluca Lapadula, il Pescara compie i primi concreti passi sul fronte delle entrate. Quella di ieri è stata una giornata fondamentale per l'arrivo in riva all'Adriatico di Brian Cristante. Da limare gli ultimissimi dettagli, ma ci siamo. Classe 95, scuola Milan, 2 anni fa Cristante è stato ceduto a titolo definitivo al Benfica. Lo scorso gennaio è arrivato in prestito al Palermo, dove però ha giocato appena 4 partite. Pescara potrebbe essere un trampolino di lancio importante per un calciatore considerato un grande prospetto. Può giocare centrale di centrocampo o mezzala, sembra il profilo ideale per la mediana di Massimo Oddo. Per lo stesso reparto nelle ultime ore si è scaldata una pista importante, quella che porta al 36enne Stefano Mauri della Lazio. L'esperto centrocampista col vizio del gol, già compagno di squadra nella capitale di Massimo Oddo, è in scadenza e in caso di mancato rinnovo col club di Lotito potrebbe accettare il biennale proposto dal Pescara. In difesa i biancazzurri sono a caccia di un centrale che dia ulteriore spessore alla retroguardia. Il nome più caldo è quello di Arlind Ajeti, che ha disputato un buon europeo con la sua Albania insieme al capitano biancazzurro Memushai. Cresciuto in Svizzera nel Basilea, il giocatore è in scadenza col Frosinone, dove sarebbe rimasto solo in caso di salvezza in Serie A. Sempre dall'europeo spunta un nome alternativo ad Ajeti. Si tratta del difensore della Slovacchia Norbert Gjomber, ex Catania e appena riscattato dalla Roma. Il giocatore ottiene il pieno gradimento di Oddo. Novità nelle prossime ore si attendono per il difensore laterale Cristiano Biraghi di proprietà dell'Inter, e sul fronte portiere Oddo vuole un estremo d'esperienza e tra i nomi il profilo ideale è quello dell'argentino Albano Bizzarri, in scadenza con il Chievo Verona e vicino ai biancazzurri. Sul fronte attacco si aspetta la decisione di Lapadula, in particolare l'attende il patrone partenopeo De Laurentiis, che ha lanciato l'ultimatum: sì nelle prossime 48 ore. Genoa e Sassuolo continuano a sperare nella volontà del bomber di avere un posto assicurato per giocare con continuità. In nomi per la sostituzione, detto più volte di Trotta, Monachello e Macheda, interessa il colombiano Harold Preciado del Deportivo Cali, ma nelle ultime ore è spuntato un altro nome, quello dell'attaccante argentino classe 88 Matias Suarez dell'Anderlecht, vera e propria macchina da gol e assist. La trattativa non è facile, ma il Pescara ci prova. E ora passiamo alla Lega Pro, andando ad ascoltare le prime dichiarazioni del neo giocatore del Teramo, Antonio Croce. Questa scelta perché comunque conosco
la società, conosco il presidente, il direttore mi ha voluto fortemente e poi ho visto il gran lavoro che ha fatto comunque il mister Zauli l'anno scorso a Sant'Arcangelo. È un progetto che mi ispira e quindi ho accettato molto sia per questo progetto che per la piazza. Una stagione importante, è importante, ci siamo tolti tante soddisfazioni, a livello personale penso che sia andata più che bene, e proprio per questo che c'è il direttore che mi conosce, quindi ha spinto molto di più e siamo riusciti a fare questo matrimonio. Ho fatto, diciamo, l'anno scorso questi gol, venivo da 3 anni di interregionale dove sempre sono andato in doppia cifra, per alcune scelte mi ero avvicinato più che altro a casa e gli anni passati ovviamente ho fatto sempre la vecchia C2 dove sempre si sono andato in doppia cifra e anche in piazze abruzzesi. Obiettivi proprio a livello di gol non me ne sono dati, cercherò sicuramente di fare il più possibile, di sudare la maglia e di dare sempre il massimo. Quindi anche per scaramanzia preferisco non darmi obiettivi. Teramo è una piazza che tutti conosciamo, una piazza importante, una piazza dove è esigente, e poi il fatto che l'anno scorso c'erano 2 ragazzi in attacco, 2 bomber come la Padula e Donnarumma, diciamo, questo per me è uno stimolo in più perché vorrei lasciare magari un segno. E siamo alla Serie D per parlare dell'Aquila, che entro domani probabilmente comunicherà il nome del nuovo allenatore. In lizza ci sono Morgia, Cappellacci e Feola. Vediamo il servizio di Filippo Tronca. Entro domani si dovrebbe conoscere il nome del nuovo tecnico dell'Aquila Calcio, in modo tale da poter allestire la rosa che il prossimo anno, salvo sorprese, affronterà il campionato di Serie D dopo l'amara retrocessione dalla Lega Pro. Il direttore sportivo Alessandro Battisti ha 3 nomi sul taccuino: Morgia, Feola e Cappellacci. Se dovesse essere scelto Feola, tornerebbe in rosso-blu come suo vice l'ex difensore dell'Aquila Calcio dei tempi d'oro Alessandro Cagnale. La piazza dimostra di gradire molto il nome di Massimo Morgia per la panchina aquilana, ma con lui vanno risolte alcune questioni ancora aperte con il Siena e all'Aquila il tempo stringe e peraltro si è già in ritardo. Nel frattempo c'è una squadra da rifondare completamente. Sono arrivate anche le ultime rescissioni di Stivaletta e Ceccarelli. L'obiettivo è portare all'Aquila un portiere di livello e 2 giocatori forti per ogni ruolo, secondo il presidente Corrado Chiodi, che continua a sperare in una riammissione dell'Aquila in Lega Pro, viste le difficoltà economiche di molte squadre che non potranno fare l'iscrizione. Intanto il Supporters Trust dell'Aquila, l'associazione tifosi guidata da Marco Mancini, ha chiesto e ottenuto un confronto pubblico con la società del presidente Corrado Chiodi, che ci sarà domani pomeriggio. Ed è tutto per quanto concerne la prima edizione del TG6, vi ricordo la seconda alle 19. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.